Non si hanno certezze su quando potrà riaprire l'istituto comprensivo Enzo Drago. Ieri sera il Comune ha disposto l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza dei solai ritenuti a rischio, in corrispondenza di alcuni punti che interessano i corridoi dell'istituto. A seguito di sondaggi effettuati quest'estate, grazie all'aggancio di finanziamenti europei, la situazione della Drago non sarebbe un caso isolato, ma il rischio di crolli interesserebbe altri istituti cittadini. Stamattina ancora la ditta incaricata non aveva effettuato il primo sopralluogo necessario. Per poter dare risposte su tempi ed entità dei lavori. Preoccupata la dirigente scolastica Giussi Scolaro, che vorrebbe rassicurare genitori e docenti allarmati per la possibilità che la scuola rimanga chiusa per settimane, danneggiando i piccoli studenti.